Bentrovati amici di Readball, è tempo ancora una volta di parlare di Battlefield 1, un titolo che nelle ultime settimane ha davvero saputo farsi appassionare. Fortunatamente abbiamo anche avuto modo di giocare al titolo su un Acer Predator 17X, in grado di far giocare il titolo a grafica alta, 60 frame al secondo, risoluzione 2K, quindi abbiamo avuto modo di testare ogni qualità del titolo e adesso siamo anche tranquillamente in grado di fornirvi qualche consiglio per quanto riguarda alcune delle classi del gioco, partendo appunto dalla classe Assalto, quella che probabilmente dai giocatori è la più amata. Perché la più amata? Beh, semplicemente perché fornisce una buona varietà di armi al suo interno. Infatti avremo modo di accedere a fucili automatici, come vari SMG o fucili d'assalto, avremo modo di equipaggiare anche dei fucili a pompa, e come tra i gadget secondari avremo modo anche di usare dei fucili anticarro addirittura. Parlando delle armi, chiaramente la scelta dell'equipaggiamento è importante, infatti a seconda della bocca da fuoco che imbracceremo avremo una maggiore chance di uccidere il nemico in scontri a corta e media distanza nel caso di armi automatiche e in scontri estremamente ravvicinati con i fucili a pompa. Ciascuna di queste due scelte ovviamente avrà i suoi pregi e i suoi difetti, però chiaramente in campo aperto preferiremo non avere in braccio un fucile calibro 12, mentre invece quando saremo a distanza estremamente ravvicinata preferiremo avere la variante pump action shotgun piuttosto che un'arma automatica. I gadget sono importanti chiaramente e questi esplosivi sono chiaramente in grado di identificare fin da subito lo scopo primario di questa classe, ovvero demolire, distruggere, assaltare velocemente. Questa è la classe specializzata nel distruggere anche i veicoli, infatti gran parte dei gadget sono dedicati interamente a questo, con granate esplosive, dinamite, fucili anticarro e quant'altro. Questa classe ovviamente non è assolutamente in grado di svolgere l'intero compito da sola, infatti avrà assolutamente bisogno di un costante supporto in termini di munizioni fornite e in termini assolutamente di cure e rianimazioni. Le munizioni scarseggiano rispetto ad altre classi, probabilmente vista la natura delle armi che equipaggeremo, quindi non potremo rimanere vivi troppo a lungo sperando di conservare tutti quanti i colpi all'interno dei nostri caricatori. E soprattutto, essendo i quali in prima linea, è chiaro aspettarsi di andare a terra almeno più di una volta all'interno di una partita. Quindi avere un medico pronto con una siringa di morfina dietro le nostre spalle potrà essere solamente una cosa che apprezzeremo assolutamente. Se volete continuare ad avere ulteriori informazioni sulle classi di Battlefield 1, continuate a seguirci su questo canale e se invece siete interessati ad avere un approfondimento sul titolo in questione, vi consigliamo di dare uno sguardo alla recensione e alla video recensione completa che trovate in descrizione qui sotto al video. Questo per questa volta è tutto, un salutone da Readball, ciao ragazzi, da Matteo.